partito. Antonio Cammarota, candidato sindaco con la lista civica La Nostra Libertà, oggi è qui per presentare anche la candidatura di un aspirante consigliere comunale. Ecco, in realtà partiamo subito dal perché la decisione di candidarsi sindaco. Ma è un atto dovuto verso la città di Salerno, considerando che ormai da 15 anni abbiamo una presenza attiva, concreta, assolutamente nell'interesse della città, fronte strada, uscendo dai partiti, per rappresentare solo e soltanto una grande passione per questa città. E abbiamo naturalmente elaborato dei progetti che sono negli atti del Consiglio Comunale ed è giusto sottoporsi alla sanzione del consenso. Ci sono tante battaglie che le sta portando avanti anche in qualità di Presidente della Commissione Trasparenza, una su tutte però è la delocalizzazione del porto, una battaglia che lei sta portando avanti da anni ormai. Quanto è importante adesso delocalizzare il porto? Credo che sia il momento decisivo di questa città. Da un lato i costoni rocciosi che cadono per l'ammaloramento di una zona già martoriata che viene violentata dalle opere dell'uomo che servono soltanto a fare una cosa contro natura. Ricordiamo che in questa zona ci fu il crollo della baia, il crollo del costone roccioso, i problemi di tenuta del viadotto Gatto, i calcinacci che cadevano dal viadotto Risorgimento, i problemi di canalone per il perforamento della montagna che sta portando addirittura la SAM, Società Autostrade Meridionali, in causa contro l'autorità portuale per le vibrazioni del viadotto Rivieri. È un dragaggio assolutamente improbabile. Il porto lì non può stare perché deve crescere e lì non può crescere. Se non cresce muore. È importante e opportuno immaginare di fare un nuovo grande porto con le nuove tecnologie. Si fa veramente bene e in poco. Ci sono progetti antichi, ce ne possono essere di moderni. Questo libererebbe innanzitutto la forza del nuovo porto, che sarebbe evidentemente ancorata nella piana del Serio all'autostrada all'aeroporto, con una retroportualità importante e la possibilità di una rotaia. E allo stesso tempo libererebbe la viabilità della città di Salerno e la sua vivibilità, la natura dei costoni che ci auguriamo non cadranno più, e riscopriremo l'antica città del mare, oltre a dare lavoro almeno per 10.000 giovani per la costruzione della nuova struttura. Lei ha appena citato i costoni che cadono. Il territorio salernitano sta uscendo da un periodo molto difficile, due frane importanti, a Pellezzano con un'abitazione evacuata, ma soprattutto la tratta Vietri-Salerno che ha bloccato completamente la viabilità. C'è stata anche una richiesta accolta di pedaggio gratuito con orari un pochino preoccupanti, possiamo dire. Ecco, crede che in questo caso l'amministrazione Napoli abbia una responsabilità per quanto riguarda la mancata tutela del territorio? L'amministrazione Napoli ha una responsabilità perenne che si chiama omissione in tutto. Questa è la peggiore amministrazione che la città di Salerno abbia avuto. Ma questo è sotto gli occhi di tutti. Credo che debba intervenire il prefetto in supplenza per questo e per altre cose, ma qui sicuramente per imporre il pedaggio gratuito e anche per cercare di fare in modo che lo svincolo di Vietri possa essere utilizzato anche in ingresso per chi viene da Salerno attraverso un meccanismo di semaforizzazione. Qualcosa bisognerà fare, perché veramente si è divisa la provincia in due parti. Lei sta presentando un candidato a settimana, si può dire. Ogni candidato ha un obiettivo ben preciso, la cultura, il teatro, gli artisti, i giovani, il lavoro. Ecco innanzitutto da dove bisognerebbe ripartire post voto, consapevole anche delle difficoltà del Covid. Proprio dal protagonismo dei giovani, la candidatura di Raffaele De Santis è una delle più belle delle nostre liste. Noi faremo tre liste. Perché è l'entusiasmo autentico di un giovane che io ho conosciuto in occasione di una manifestazione a cui questo giovane partecipava per difendere il pane, per difendere i diritti dei ristoratori. Stavano in piazza, mi invitarono a parlare, parlai, dissi che le istituzioni dovevano essere presenti vicino al popolo che soffre quando non soffre per colpa sua. E nacque in un attimo l'intesa. Ci fu l'incontro e questi sono i momenti che noi ricorderemo tra i più belli di una campagna elettorale. La partecipazione attiva dei giovani al loro destino. Questo è il significato autentico della candidatura di Raffaele De Santis. Oggi sembra quasi che Salerno non sia una città per giovani. Vanno via, vanno al nord, scappano nella maggior parte dei casi per
per cercare lavoro, quel lavoro di cui tanto si parla, ma poi di concreto forse si fa sempre troppo poco. Noi dobbiamo creare tutte le condizioni possibili e immaginabili perché i giovani possano rimanere nella terra dei padri ed esercitare quello che invece altrove riescono facilmente a trovare, il che prova che i nostri giovani hanno forza, capacità, talento, preparazione, volontà, fatica, e che qui non le condizioni non ci sono, e non ci sono per due motivi. Uno, perché il potere politico non fa nulla per creare le condizioni per far crescere l'economia sana, produttiva. L'altro, perché il potere politico fa di tutto per determinare l'occupazione militare del privilegio delle clientele utilizzando il ricatto del pane. Questa città sta morendo, è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo presentato il progetto della clausola sociale: chi viene a investire nella nostra terra deve assumere i nostri giovani. Abbiamo chiesto la detassazione di tutto per le attività commerciali, per le partite IVA che rischiano sulla propria pelle. Abbiamo chiesto di fare la città del talento, cioè costruire una polarizzazione nazionale per cui i nostri giovani possano avere qui la possibilità di esprimere il loro talento e creare economia. Abbiamo chiesto la delocalizzazione del porto commerciale e la costruzione di grandi opere che possano determinare appunto lavoro per i nostri giovani. Un'ultima domanda: chi sceglie di votare Antonio Cammaro da sindaco e la nostra libertà cosa sceglie di concreto? Sceglie una coerenza antica, mi auguro in questo una credibilità, una conoscenza dei problemi e soprattutto assoluta libertà da ogni forma di legame da potere arrogante o da segreterie politiche che non siano interesse della nostra città. Grazie.